Allora, mi permetto di ringraziare, mi permetto di ringraziare l'associazione Party Organization, tutto il consiglio d'istituto, Cittadinanza Attiva, Damiano Dance, Minervino Live, OR, Gomurgia, Umana Dimora, La Torre, La Prologo, ASD Minerva e la Banca del Tempo. Naturalmente ricordiamo anche le famiglie qui presenti, la famiglia Copeta, Ciani, Delfino, poi abbiamo Giorgio Francesco, la famiglia di Consolo, Luigi, Rigolini, Giuseppina e figli, Nobile Michele, soprattutto per la potatura che ha fatto nel viale centrale, Forenza Francesca, Burro Rita, Sinisi Sabatina, Grisorio Rosa, Vi Lascio Mimmo e Angelo, Antonio Brizzi, Maria Bellini, Granieri Michele, Tiani Francesca e naturalmente i primis. Vorrei un bel urrà dei bambini! Un applauso alla sindaca! Voglio dire solo questo, che sicuramente oggi è stato l'inizio di un percorso che pensiamo di portare avanti, parallelamente a ciò che normalmente si fa. Noi dobbiamo andare al di là, cioè dobbiamo guardare il piccolo, perché quel piccolo che raccogliamo rappresenta la nostra gestualità quotidiana. Quindi l'aver raccolto nei nostri sacchi neri cicche, cannucce, buste di patatine, bicchieri di plastica, bottiglie di vetro. Non dobbiamo far altro che portarle con noi lì dove non troviamo da subito un cestino. Altrimenti il primo cestino, cestinarlo in modo corretto. In fin dei conti, tener pulita la nostra città significa anche tener pulito il nostro modo di essere quotidianamente e soprattutto essere d'esempio per i bambini che sono il nostro futuro. Quindi oggi ci dobbiamo dare un altro appuntamento. Quale sarà il prossimo appuntamento? Al cimitero. Quale sarà il nostro appuntamento? Lo faremo sapere presto? Lo decideremo insieme. Lo decideremo al più presto. E quindi vi ringrazio ancora a nome veramente di tutta l'amministrazione e di tutti i cittadini di Minervino. Cimitero. Canale Imperial, dai! Prendi i bidoni, riprendi gli sacchi. Canale Imperial!